Buongiorno e benvenuti ad una nuova intervista. Oggi siamo qui al Torino Comics e siamo con una splendida attrice e doppiatrice. Il suo volto magari non vi dice nulla, ma la sua voce, Ma sei impazzito? Siamo qui con Letizia Ciampa. Ciao, sono la voce di Daenerys, sono Hermione. Ha una carriera veramente... ha iniziato da piccola. Sì, ma non dirlo troppo forte, sennò qua è finito. Ti ricordi il tuo primo turno di doppiaggio? Allora, mi ricordo il mio primo film, perché il mio primo turno di doppiaggio in realtà era un brusio di bambini sul Fantaghiro. Ecco, se siete un po' anni 90, se state insomma sotto... Eccomi! Capisci? Allora, quella è stata, io ero una delle vocette di bambini che giravano lì, insomma, e il mio primo film è stato Un giorno per caso con Michelle Pfeiffer e George Clooney, e ero il figlio di Michelle Pfeiffer, perché il bambino aveva 4 anni, io ne avevo 8, la mia voce si adattava benissimo a un bambino, a un maschietto. Certamente, sappiamo anche che chi ha visto Melissa Peele è interpreta l'amica di Melissa Peele, quindi ti abbiamo visto anche... Che comunque sì, certo, Melissa P con Luca Guadagnino. E l'ultima cosa che ho fatto è stato un film con Marco Risi che si chiama Tre Tocchi. E insomma. Quindi ti vedremo anche al cinema, no, fisicamente. È già successo, però chissà chi può dirlo, insomma. Capito, capito. Allora ti faccio una domanda che ti ho fatto anche prima in conferenza. Sì. Però lo diciamo anche a tutti loro. Ma certo, rendiamo. Se tu fossi un'attrice americana, quale voce vorresti avere delle tue colleghe? Ok, io prima già l'ho detto, quindi non c'è cosa. E mi piacerebbe essere doppiata dalla fantastica Laura Boccanera, oppure, se magari è impegnata, se c'è da fare, non so, qualcosa del genere, Claudia Catani. Direi che hai fatto la scelta. Allora io sono anche fan di Laura Boccanera, livello, quindi altissimo. Posso dire che complimenti. Progetti futuri? Progetti futuri sto... vabbè, trono di spade, insomma. È periodo. Bene, bene, bene. Si possono fare spoiler. Si può dire più di tanto. Non si può dire più di tanto, però siamo lì. Ho appena fatto, è uscito da qualche mese Split, Glass, che è il seguito di Unbreakable e Split, e poi insomma ho delle cose nuove, ho vinto dei provini, quindi... E allora in bocca al lupo a Letizia Ciampa. Grazie. E noi ci vediamo ad una prossima intervista. Grazie.